Ok. Bene, ragazzi. Sì, siamo già in registrazione. Allora, io cerco di spostarmi con il PC, ok? Per cui riesco a raggiungere le vostre. Sì, io adesso mi sposto con la fotocamera, però volevo fare una presentazione iniziale, la faccio da qui, dopodiché mi sposto dove siete voi. Voi continuate a lavorare e fra poco passo da voi, ok? Allora, buongiorno. Ragazzi, ragazzi, stiamo registrando. Buongiorno, questo è il corso di operatore servizi alle vendite. Mi scuso magari per le immagini che non saranno perfette. In questo caso i ragazzi stanno già lavorando in più lavori. Direttamente qui in uno dei nostri laboratori, perché in realtà sono due, questo è il nostro negozio. Il corso è finalizzato a formare dei ragazzi che poi andranno all'esterno a lavorare all'interno di negozi o centri commerciali o comunque attività in genere e lavoreranno principalmente qui a scuola sull'allestimento delle vetrine. Con il mio laboratorio ci occupiamo principalmente di questo. Oggi i ragazzi stanno lavorando alcuni su degli allestimenti di vetrina che io avevo già dato come lavoro un mesetto fa, e in realtà ne vedremo tre, mentre altri stanno proseguendo con nuovi lavori sull'altro lato del negozio che poi vi farò vedere. Silvia, vuoi venire a fare una presentazione generale del corso? Allora, ecco, questa è Silvia. Buongiorno. Allora, in questo settore impariamo ad allestire bene le vetrine, come attirare il cliente dal punto di vista della vetrina, visivo e dell'assortimento. E ad esempio, in questo mese abbiamo fatto un allestimento la traccia era di fare un allestimento di un negozio sportivo nel periodo autunnale. Bisognava scegliere in Sì, bisognava particolare. scegliere in particolare uno sport, ad esempio calcio, ping pong, e rappresentarlo nella vetrina, insomma. Ok, si poteva lavorare sullo sfondo della vetrina stessa, poi noi qui nell'allestimento abbiamo a disposizione come simulazione, non so se riuscite, se riesco ad inquadrare bene, comunque ci sono questi cassoni che in realtà non sono altro che le nostre vetrine. E su queste poi noi, i ragazzi ovviamente, andranno a fare degli allestimenti personalizzati, in questo caso sul tema sportivo. Allora, Redwan e Alessia, volete venire intanto a procedere con il vostro allestimento? Allora, vi presento Buongiorno a Redwan tutti. Buongiorno. ed Alessia. Loro si stanno occupando degli allestimenti di queste due vetrine, Redwan sulla seconda e invece Alessia sulla prima. Su che cosa avete lavorato? Intanto qual è il Il tema? mio tema è lo sport sul calcio. E allora ho usato l'erba per lo sfondo, l'erba sintetica che potrebbe rappresentare già il campo da calcio. E poi come colori ho fatto un pannello, ho usato come Lo prendi anche che così riescono a vederlo? Ok, allora questo è il pannello di Redwan. Ovviamente li abbiamo realizzato, sì, a tempera, ma li abbiamo fatto giù in un altro laboratorio. E adesso è finito, completato, per cui passiamo all'allestimento direttamente sul negozio. E Redwan adesso andrà ad appendere questo
pannello sul retro della vetrina, quindi utilizzandolo come sfondo, mentre dovrà poi allestire e pensare a quello che è l'abbigliamento per il manichino, che in questo momento è spoglio, il posizionamento delle luci in alto, dei faretti, e poi la distribuzione su questi supporti bianchi di eventuale attrezzatura o oggettistica che vuole aggiungere nella sua vetrina. Esatto. Ok. Alessia invece che cosa pensava di fare? Io ho scelto la pallavolo. Sì. Il pannello. Riusciamo a spostare un po' il manichino così vediamo un po' meglio il pannello? Ok. Allora, vediamo se riesco. Deve girare, se no la tocca. Sì, devo togliere, però qui e ho poca batteria. Speriamo che resisti. Ok, allora, questo è il pannello di Alessia. Alessia, ti puoi mettere lì così ti inquadriamo. Io ho scelto i colori dell'autunno e ci ho attaccato un po' di foglie per rappresentare la palla, tipo che prendo un albero. E cadono le foglie. Sì. Ok, e poi in alto le hai disegnato che cosa? La palla da pallavolo. Ok, perfetto. Quindi questo è il pannello già appeso di Alessia e adesso procederà con quello che è la distribuzione degli oggetti che vuole inserire poi nell'allestimento. Mm-hmm. Allora, Redwan e Alessia potete proseguire. Fra poco ritorneremo a vedere a che punto siamo. Ecco, volevo anche un po' farvi vedere quello che è il nostro negozio. Questo ad esempio è l'abbigliamento, in realtà una maschera che abbiamo realizzato l'anno scorso con dei fogli di giornale e della carta crespa per la stagione del carnevale e l'abbiamo portata nell'atrio della scuola in modo tale che fosse visibile da chiunque poteva entrare all'interno della scuola. Anche questa maschera è stata realizzata con la gomma Eva, sono tutti materiali che noi andiamo ad utilizzare in laboratorio. Se sentite un po' di rumori strani, sono Redwan ed Alessia che stanno cercando di smontare e allestire i manichini, ma è tutto normale. Ecco, queste sono le quattro nostre vetrine che possiamo utilizzare all'interno del negozio. Dopodiché nell'altro lato del negozio abbiamo comunque del materiale che ci serve per gli allestimenti, quindi una zona dedicata agli accessori con scarpe e occhiali, bigiotteria. Adesso è un po' movimentata per crearmi lo spazio per il PC. Abbiamo degli indumenti femminili che sono disposti su questo mobile contenitore e in alto, come potete vedere, ci sono delle borse con dei foulard e una panca con altri. Qui vediamo questa vetrina che contiene creme, profumi e oggetti in pratica da profumeria. Di qua abbiamo un altro elemento che contiene abbigliamento da bambino e da uomo. Se passiamo sull'altro lato del nostro negozio, abbiamo un mini laboratorio dove adesso le ragazze stanno lavorando. Allora, qui abbiamo Silvia. Vediamo se riesco ad inquadrarti. Che sta lavorando su che cosa, Silvia? Stiamo facendo delle bomboniere con, rappresentando degli alberi della vita. Questo sarebbe il risultato. Finale. Finale, sì. Esatto. E adesso sto incollando. E che materiali sono? Allora, stiamo usando sughero e la gomma Eva. La gomma Eva. Ok, in questo caso abbiamo deciso di usare due colori, quindi il sughero che è naturale, sì, e la gomma Eva che in questo caso abbiamo usato bianca, ma in realtà sappiamo che la gomma Eva la possiamo trovare in diversi colori, sì. Ok, quindi facciamo vedere anche gli altri colori che abbiamo tagliato di gomma Eva.
Allora abbiamo anche l'arancione, il verde. Esatto. Abbiamo quindi, anche altri colori, sì. Quindi stiamo lavorando un po' su un confezionamento di qualcosa di particolare che può essere una bomboniera o un pensiero da realizzare. Sì. Fa parte anche questo del nostro percorso di studi, perché sicuramente capiterà che magari o andiamo a lavorare in un negozio dove hanno bisogno di parecchia manualità, o sicuramente se ci troviamo su un negozio anche un po' più, ad esempio un negozio di abbigliamento, durante il periodo delle feste principalmente ci sarà la necessità di realizzare dei pacchi o comunque delle confezioni regali un po' particolari. Tutto questo lavoro ci aiuta ad avere più creatività, più fantasia e quindi risultati migliori su quello che è un ipotetico confezionamento di un pacco regalo qualunque. Ok, grazie Silvia. Andiamo avanti sempre vedendo un po' il negozio. Qui invece abbiamo altre tre ragazze. Vediamo se riesco ad inquadrarvi bene. Ok. Allora, Sana, Ikram e Alessia. Su che cosa state lavorando? Io sto lavorando sul lavoro che c'era con il prof Antonio di tecnologia, che è un lavoro riferito al, per esempio, chiamato lavoro, cioè da fare e scrivere, cioè non ci sono problemi ma soluzioni. Il primo l'ho fatto su un foglio piccolo, però adesso l'abbiamo fatto su un foglio grande e vediamo anche un po' un problema. Ok, quindi dovevano sviluppare attorno al tema There are problem, non problem, un loro progetto, giusto? Sì. Che è partito da un foglio A4, quindi qualcosa di contenuto, fino ad arrivare ad un cartellone delle dimensioni di 70 cm per un metro. Ok? E di qua invece che cosa stiamo realizzando, sempre su questo tema? Lei sta facendo un uomo, che è Gio Sam. Vediamo se riesco a vederlo. Da qua forse sì. E praticamente ho disegnato questo uomo che fa che non ci sono problemi, non si vuole. E ho disegnato più su un foglio a colori e quello sto facendo in bianco e nero con questo foglio grande. Ok, bene, l'Alessia sta dando una mano, ma in realtà l'Alessia ha appena finito l'allestimento, no, finito quasi, sì, no. Ok, l'allestimento della sua vetrina del negozio sportivo. Ok, allora adesso io direi che intanto passiamo di là e andiamo a vedere a che punto sono i vostri compagni. A che punto siamo? Finito. Bene, allora, no, mancano le luci, Alessia. I faretti, posizionali. No, posizionali finché sono accesi. Tanto sono appena accesi, quindi di sicuro non ti scotti, perché abbiamo il problema che altrimenti si surriscaldano e quindi è difficile spostarli. Vediamo se mi sposto, se riesco a prendere un po' tutta la vetrina. Ecco, già così forse è meglio. Ok. Bene, qual è il tema? Qual è il tuo sport? L'abbiamo già detto prima? Sì. Ok. È la pallavolo? Sì. Descrivi cosa hai fatto? Ho vestito la manichina con la divisa. Ok. E ho messo una felpa, sì, il pallone da pallavolo, le scarpe e lo zainetto. Le scarpe e lo zainetto. E come sfondo abbiamo il pannello che hai realizzato e questo foglio di carta crespa steso per dare un po' di colore anche sull'altro lato della vetrina. Ok. Cosa vuoi dire del corso, Alessia? Siamo nel corso, dove impari cose nuove, serve
il tuo obiettivo finale quando uscirai, cioè uscendo dalla scuola, cosa vorresti andare a fare? Un'idea ce l'avrai? No? Va bene qualsiasi cosa? Però magari lavorare in un negozio? Sì, beh, quello sì. Bene, e la parte di allestimento delle vetrine? Ti piacerebbe farla o sarebbe meglio se magari se ne occupasse qualcun altro all'interno del negozio? Beh, no, mi piace. Ok. Vediamo Redwan cosa sta combinando. Sta appendendo il pannello di sfondo, poi lui utilizza al posto della carta crespa una striscia di erba sintetica che ha tagliato. Prova a vedere se è dritta. No, devi alzarla un po' di più. Ok, adesso va bene. Il manichino non lo mettiamo lì? Sì. Ok. Redwan si è già preparato sopra la scrivania tutto il materiale che usa per fare l'allestimento, quindi in questo caso sarà più veloce rispetto a quando l'abbiamo fatto inizialmente. No, io lo metterei proprio dove l'avevi messo prima. Ok. Bene. Ok. Quindi Redwan, che cosa hai rappresentato sul tuo pannello? La forza con il rosso magari e anche un po' giallo. E ho usato il nero come sfondo. Sì. Pensando perché magari in campo, cioè, dico magari gioco a calcio, dentro perdi la testa, quindi c'hai tutto uno scuro in testa. E ho usato anche qualche colore per rappresentare l'autunno. Esatto, il tema era comunque l'autunno. E lo sport. E lo sport. Però questo pannello ci dà molto l'impressione di velocità, giusto? Molta velocità e anche molta energia. Energia, esatto. Ecco, quindi in questo pannello, pur essendo astratto, lui ha cercato di rappresentare a modo suo, in maniera un po' astratta, quello che è per lui il calcio. Che sensazioni dà? Abbiamo fatto anche tutto uno studio su quello che è la teoria del colore. Sì. L'abbiamo fatta l'anno scorso, la rinfrescheremo anche quest'anno e sappiamo che ogni colore ha comunque anche un'importanza che è legata non soltanto all'aspetto proprio cromatico, ma anche alla sensazione che può trasmettere. Giusto? Esatto. Ad esempio il rosso che cosa trasmette? Forza. Vitalità, passione. Bene, allora questi due allestimenti sono conclusi, quindi ecco questa è la parte conclusiva di un lavoro che noi normalmente iniziamo nel laboratorio dove andiamo a realizzare gli sfondi che si trova al piano terra e questo invece è ciò che concludiamo alla fine del lavoro. Grazie ragazzi, passo di là.
Intanto potete smontare. Come va qui, ragazze? Alessia, andiamo a vedere la tua vetrina. Cosa manca? Allora, ci sono le scarpe però lì che... Sì, ma perché hanno un significato comunque. Ah. No. Ok. Ma no, comunque rappresenta il basketball femminile. Accendiamo le luci adesso, le trovi qui dietro al... dietro le sciarpe. Non si sono accese. Prova. Schiaccia i pulsanti. No? Ok, adesso sì. Scusate, comunque rappresento il e sono interessata soprattutto sulla frazione femminile, dato che diamo poca importanza a comunque al sesso femminile, al fatto che le ragazze più delle volte non si entravano nello sport, anzi. E quindi tu hai portato proprio uno sport che di solito è attribuibile al sesso maschile, al femminile. E qui vediamo una ragazza che ovviamente gioca basketball, e comunque sulla vetrina ben vedete comunque sullo sfondo. Che cosa hai realizzato? A parte che era comunque era su consensionato su sull'autunno, e ho pensato di fare qualcosa di mistico e abbastanza speciale per metterlo collegato con il basketball. Qui vediamo comunque uno scheletro che lancia una palla da basketball. Cerca le chiavi. E comunque qua c'è, cioè, se lo vedete, è un piccolo sfondo comunque a distanza. Basketball non è solamente per le ragazze, per i ragazzi. C'è un messaggio importante per ogni ragazza, ma anche per i ragazzi ovviamente, ma soprattutto nel sesso femminile, a voler fare volentieri, a affrontare comunque uno sport del genere. E le scarpe vogliono dire come significato che se tu giochi a basketball non vuol dire che perdi comunque la femminilità o il tuo essere identità, anzi rimarranno sempre lì. Ok. Ecco. Cioè tutto. Bene, quindi tu ti sei concentrata più che sull'autunno in generale, ma su la più piccola. Scusate, ma sto dando indicazioni ad altre ragazze per trovare del materiale. E, ci stiamo soffermando soprattutto su quello che è Halloween, più che l'autunno Halloween in generale. Sì. Ok. Bene, allora puoi spegnere le luci e dovrei fare la foto. Redua o Alessia? Mi tenete il PC finché faccio la foto e do il voto alla Alessia? Riesci a vedere? Sì, sì. Se vuoi intanto andare di là e fai vedere... Però attenta all'inquadratura, perché non è che riesci a vedere benissimo. Si vede? Ciao. Sto ancora facendo le bomboniere. Devo fare tutto questo. Se firma il volume, potrebbe completare con il bianco. Stiamo finendo. Le basi per adesso mi puoi concentrare sugli altri lavori. Grazie. Silvia, sai che a questo punto io lascerei stare, perché li facciamo colorare anche sull'altro lato le basi. Le hai già iniziate? Ok, ma Redwan andrà a colorarle dietro, cercando di non sporcare il sughero. Allora, aspetti.
intanto posiziono il PC qui così non lo tengo più in mano. Vediamo se ce la facciamo. Ok. Sì. Stavo cercando di vedere se ci sono dei ragazzi con noi. E Alessia, quando smonti con l'abbigliamento, segnata Alessia, l'abbigliamento lo metti dentro alle borse, ok. Allora, Silvia, come va? Bene, allora. A parte la colla che sì. Tende a fare figli, giusto? Sì, sì. Allora, va bene così come sto facendo. Sì. Aspetta, tiriamo via questo così riescono a vedere un po' meglio. Sì. Ok, quindi questo è uno. Sì, e sono tutti qui. Ok. Li appoggi qui e poi dobbiamo fare anche un po' di ordine per tirare via i pannelli che non servono più. Allora adesso ti prendi anche tu una pistola della colla a caldo. La trovi lì? Non so, ti ricordi se l'avevamo spostato, portato giù? E allora vai a vedere se lo ritrovi là. Tra l'altro mi servirebbero le chiavi, non so se qualcuno giù. Ciao. Allora vai giù e in alternativa le chiavi sono là. Sai qual è la chiave? O quella lì o l'altra? Sì, no. Allora adesso andiamo ad attaccare. Anzi, sapete cosa possiamo fare? Quanto tempo ci rimane? Mezz'ora. Sono le 14:44. 45 sono anni e un quarto, vero? Sì. Quindi abbiamo un'altra mezz'ora, dai che allora ce la facciamo. D'accordo. Dovremmo ritagliare. Dov'è la macchina? Allora dovremmo ritagliare adesso. No, li tagliamo a mano. Questi pezzetti laterali che ci mancano per poter completare l'albero. Allora prendiamo il sughero. Avete degli stecchi, degli squadre, ragazzi? No. Allora proviamo a prenderle questo. Vado già a prenderle. Se mi voglio qualcosa. Sì. Perché questo fatto rosa voglio prendere. Sì, avevamo detto il fiocco rosso e qualcosa, un'altra cosa. Non sbaglio. Forse la scritta, qualcosa sulla scritta. No, è anche con. Ah, le cornice. Ok. Come te lo togli le cornice? Allora, non la macchina. No, non c'è la macchina. Ha tagliato con le cornici. Ah. O con. Facciamo fare il capo. Intanto un cartellone da usare come fondo per non tagliare il tavolo. Ma usando già preso? No, no, ne prendiamo una fila. Perché mi rovina poi. Ho recuperato due ore. Grazie, e posso valutare anche io? No, beh, questi grandi ti valuto anche io. Ok, grazie. Barbini e Sinigallo. C'è il nome scritto? Sì, sì, sì. Sinigallo è sempre in mezzo. Ma sono Giulia. Ma sono di là.
E questo è un altro insegnante, il prof Arzenton. Andrea, siamo in diretta. Un saluto a tutti. Registrazione. E anche con lui stiamo collaborando per un altro lavoro, quindi ci ha consegnato del materiale. Prima li giriamo e andiamo a ritagliare questo. Prendiamo qua la misura di quanto deve essere grande quel pezzettino lì.